uccisa Anello per un malore. Dopo un mese in rianimazione sembrava in recupero, invece all'improvviso se n'è andato a soli 52 anni Nicky Giustini, comico e imitatore del gruppo Conti Pieraccioni Panariello. Amici di sempre che su Facebook lo salutano addolorati e commossi. Il servizio è il ricordo di Alberto Severi. Amici di Panni Sporchi, un'altra bellissima puntata, almeno per noi. Negli ultimi anni il conduttore a suon di gag del PC satirico di una TV pisana era apparso fisicamente appesantito e anche il suo umorismo si era fatto meno agile e leggero. Giorgio è un maestro, poi ecco, con gli altri c'ho meno confidenza. Così a noi piace ricordarlo quasi in verve, a fine anni 80, ospite degli studi del nostro TG regionale, al fianco del dichiarato maestro Giorgio Ariani, entrambi vittime di una falcidia che a stretto giro ha portato via con i grandissimi Poli Albertazzi un bel pezzo di Toscana del palcoscenico. Lui, Nicky Giustini, da Waterford, se n'è andato decisamente troppo presto, da appena 52 anni, dopo un mese in rianimazione all'ospedale di Cisanello. Toscano di natali irlandesi, battutista, improvvisatore impareggiabile, imitatore, intrattenitore di contagiosa simpatia, faceva parte dell'infornata di comici toscani post-Benigni, formatasi negli anni 80 nella trasmissione di culto di una TV locale, Vernice Fresca, poi Aria Fresca, un pattuglione capitanato da cui Panariello, Conti e Pieraccioni, che ora gli tributano l'estremo saluto su Facebook, con commosso umorismo, come sarebbe piaciuto a lui. Rispetto ai tre in fuga, Nicky era rimasto un po' più indietro del gruppo dei gregari di talento e tuttavia tra un cameo in un film di Leonardo e un separietto in un programma di Carlo era approdato anche alla ribalta nazionale di Rai 1 e Canale 5, spesso in coppia con Graziano Salvatori. Anzi, assieme a lui ed una prima donna tanto abbagliante quanto teatralmente improbabile, Alena Seredova, consentiteci un ricordo personale, si era anche cimentato tra tanto cabaret in un copione teatrale vero e proprio che gli confezionammo su misura nel 2003, Guglielmo Tell e La Mela. Di certo, dovunque sia adesso, si faranno insieme le matte risate, lui, Andrea Cambi, Carlo Monni, Giorgio Ariani. Però ha ragione Panariello, questa Nicky non ci ha fatto ridere, anzi.